Sergio Scappini e la sua fisarmonica protagonisti sabato scorso di Musica in Quota. Come sempre un palcoscenico d'eccezione, concerto ai 1150 metri di Esigo in Valle Antigorio con un folto pubblico. Scappini ha incantato i presenti con i suoi virtuosismi, resta uno dei solisti più noti a livello nazionale e tra i più apprezzati a livello mondiale. Titolare della prima cattedra di fisarmonica in Italia al Conservatorio Rossini di Pesaro, attualmente ordinario presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Collabora anche con prestigiose formazioni tra cui l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e l'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dove ha vinto anche il concorso per fisarmonicista di palcoscenico. Il pubblico ha raggiunto la meta in poco meno di 2 ore di cammino da Crovio di Baceno, attraversando le marmite di Crovio e proseguendo poi nella salita dal Treno dei Bimbi alla Croce di Esigo, al cospetto del Cervandone. A Esigo una vasta radura con la chiesetta e nuclei sparsi di baite che interrompono la continuità dei boschi del Monte Cistella e della Valle Bondolero. I prati falciati e ancora curati appaiono in tutta la loro bellezza e ricordano il fascino del paesaggio agricolo tradizionale. All'arrivo, accoglienza degli escursionisti con degustazione di tisane biologiche del consorzio Erba Bona preparate con materie prime raccolte proprio da queste parti e dopo il concerto di Scappini, polenta cotta nel tradizionale paiolo accompagnata dai salamini. Siamo agli ultimi 3 appuntamenti con Musica in Quota che si conclude a metà settembre. Il prossimo concerto sarà domenica 29, oltre confine a Monadello, in Canton Ticino, con il coro di clarinetti Ensemble 32. Alle 8 da Olgia la partenza dell'escursione transfrontaliera dalle Valle Vigezzo alle Cento Valli, attraverso un tratto del sentiero Chiovini, una passeggiata di un paio d'ore. Il 10 settembre sarà la volta del Piancavallone con la musica di Quartetto Doc e finale all'Alpeveglia il 17 settembre con la musica popolare piemontese dei Lavertis. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.